Migliore di me, più che un viaggio emotivo, credo sia un raccoglitore di fatti miei. All'interno di questi 12 brani, infatti, ci sono i miei sbalzi d'umore, le mie paure, le mie paranoie, le mie storie finite male, anche tanta speranza che alcune cose vadano meglio. Ci sono i miei ultimi anni di psicoterapia, il titolo stesso, Migliore di me, rappresenta veramente un ciclo di psicoterapia, quindi penso che ci sia tutto me stesso. I fili che tengono uniti, Rewind, il mio primo album, Migliore di me, credo siano sicuramente la mia voglia di raccontarmi in tutto e per tutto, quindi nella massima sincerità e senza filtri e fregandomene poco un po' di quello che si dovrebbe o non si potrebbe dire. Le cose che magari trovo il cambiamento sono nei testi, nell'evoluzione, nell'approccio alla canzone. Fondamentalmente tra i due album c'è stata una pandemia che credo che sicuramente abbia avuto un effetto gigante sugli umori, sulle emozioni, sulle cose che poi alla fine mi portano a scrivere. Ho prodotto l'album insieme a Jacopo Sinigaglia e Michael Tenisci. Entrambe sono persone che mi conoscono veramente molto bene e solo loro potevano avere questo ruolo perché sapevano anche come combattere magari i miei lati caratteriali un po' più presuntuosi musicalmente. E la sfida era quella di unire i loro mondi, chi dall'elettronica, chi dalle evoluzioni, al mio, che era un cantautoriale più vecchio stampo, più classico. Quindi credo che la sfida è stata in qualche modo superata e sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto perché si sentono entrambe le influenze senza mai perdere di vista quello che è appunto il brano. Trasformare i ricordi in scrittura, diciamo che è quello che mi viene meglio, è una mia valvola di sfogo basata su un principio magari che è solo nella mia testa, che è quello che se una cosa va fuori, esce da me sotto forma di testo, sotto forma di musica, non fa più parte della mia vita o non è più dentro di me. So benissimo che è una cavolata, ma fondamentalmente mi appoggio tanto su questa teoria per riuscire a sfogarmi e ad aiutarmi in ogni singolo momento pesante o brutto che sia. L'idea grafica è stata studiata da me e Luca Pipitone, il ragazzo che mi ha aiutato a fare questa follia. Fondamentalmente noi in ogni singolo abbiamo messo un colore nella copertina. Questi colori formavano un'immagine del mio corpo, ad esempio l'azzurro di Mondocane erano i miei occhi, il rosso di Capita Mai erano le mie labbra e così via. Alla copertina dell'album ci sembrava giusto racchiudere tutti questi colori all'interno del corpo, quindi come se i colori tornassero a posto, tornassero dove erano stati presi e quindi abbiamo deciso di pittarmi praticamente il petto, il collo di tutti i colori che hanno fatto parte del percorso discografico, che erano in realtà colori che venivano da una mia foto, quindi da me. Ora lo scopo del gioco è quello di prendere questo album e cantarlo in faccia alle persone e vedere l'effetto che fa, quindi ci saranno sicuramente tantissimi appuntamenti sia quest'estate che già in autunno, stiamo già lavorando per buttare giù più cose possibili appunto per portare quest'album in giro per l'Italia davanti alle persone.